punti tecnici, il commissario tecnico di questa manifestazione. Ma queste vetture sono sicure attualmente? Ma con tutti gli apprezzamenti obbligatori che devono avere, per il mio giudizio sì. E noi di fatti siamo preposti a fare i controlli su queste vetture che rispettino i regolamenti, diciamo, sulla sicurezza principalmente, a noi interessa. Innanzitutto, prima di tutto, vengono i piloti. Certamente. Quindi noi controlliamo tutte queste cose che devono avere, dal roll bar, impianto di estinzione, sedili, cinture, abbigliamento, che corrispondano appunto alle omologazioni previste. Perché l'incidente può essere sempre dietro l'angolo e l'abbigliamento è importante anche in caso di incendio, può capitare qualunque cosa. Sicuramente, sicuramente. D'altronde è una gara di macchine, quindi l'incidente è previsto, però diciamo che nonostante gli incidenti che ci sono, di cose gravi ne succede molto molto poco. Okay. Poi per quanto riguarda gli spettatori ci sarà qualcun altro. Certamente, per quanto riguarda gli spettatori, l'organizzatore prevede un sistema di sicurezza, una protezione civile, commissari di percorso e anche forze dell'ordine. Comunque con lei e i suoi assistenti siamo sicuri che per i piloti siamo tranquilli. Noi facciamo il possibile per assicurare questa manifestazione che si svolga nel più termini possibili di sicurezza. La ringrazio. Simone D'Agostino, a questa non edizione della Ronde delle Valli Imperiesi. Da Diano Marina, qui a Imperia, con quante speranze? Ma diciamo speranze abbastanza, sono abbastanza ottimista, nel senso che corro una volta all'anno, quindi mi piacerebbe appunto, correndo appunto una volta all'anno, fare bene, tutto lì, speriamo bene. Ma hai qualche parente a casa che spera che fai bene? Ma sinceramente qualche parente a casa che spera, sì, che faccio bene e soprattutto tornare a casa domani sera, quello che si preoccupa. Ma lui so che è un grande appassionato di auto, vero? Sì, assolutamente, sì, vero, vero. È lui che mi ha spinto in questo mondo. Bellissimo, oltretutto. Bellissimo. È la prima volta che corri con questa macchina? Hai corso con altre macchine in precedenza? Allora, io ho iniziato con una 600, poi appunto un'altra volta l'anno scorso a giugno con un'altra 600. La scorsa round con una Clio Gruppo A, tra l'altro è andata benissimo, avevo fatto decimo assoluto e secondo di classe, è stato bellissimo. Adesso quest'anno sponsorizziamo il magnate russo dell'autoaccessorio di Diano e vediamo come va. Di nuovo su una 600, divertentissima. Quindi molto giovane ma con una bella esperienza alle spalle, vedo. Sì, diciamo che il maestro è stato abbastanza buono, tra l'altro vorrei anche citare Alberto Rengo, che se non ci fosse lui sarebbe una tragedia. Grazie Alberto. Che Alberto oltretutto anche lui è figlio d'arte, l'abbiamo sentito prima. Sì, Alberto è nato praticamente in macchina, infatti si vede ogni volta che corre, c'è sempre lui davanti, c'è niente da fare. In bocca al lupo e salutami il grande padre, il grande vecchio. Molte grazie, speriamo che sto lupo crepi di brutta maniera, grazie a voi e buon divertimento.